Ciao ragazze, allora nuovo video. Credo che questo, già ve lo dico adesso all'inizio, sarà l'ultimo video prima del parto, almeno penso, non sono sicuro, sicuramente farò una piccola pausa da YouTube, giustamente. Io ho pensato di dedicarlo al room tour della camera del piccolino. Ho voluto appunto fare questo room tour per accontentare alcune delle vostre richieste. Spero che riusciate a darmi anche qualche consiglio riguardo soprattutto la disposizione dei mobili e di come organizzarmi al meglio. Vi ho chiesto poi tutto nella clip successiva. Spero che comunque il video vi piaccia e ci vediamo dopo. Allora, questa porta praticamente è una porta a vetro che divide la zona giorno della casa con la zona notte, quindi questo corridoio serve alcune stanze. La prima, ossia questa, sarà la camera del piccolino. Premetto che la disposizione dei mobili che vedete non è definitiva, perché comunque ancora deve nascere e non so bene come regolarmi, se portare appunto questo lettino nella mia camera oppure portare il passeggino nella mia camera. Vedrò un attimo un po' come organizzarmi, se togliere quel letto per avere più spazio. Per ora, diciamo, ho voluto tenerlo. Come prima cosa, questa è stata per 30 anni circa la mia camera da letto, quindi tutto questo modulo qui, che poi arriva fino sotto, e questi cassetti non si possono spostare. Questo mobile invece è relativamente nuovo. Aprendo la porta, qui abbiamo subito un attaccapanni. Questo dovrebbe essere di IKEA, in realtà è dipinto con della vernice e i pomelli li abbiamo lasciati invece del colore originale. I quadri che vedete alle pareti sono miei, cioè nel senso sono sempre stati qui e ci tengo moltissimo, perché comunque mi ricordano anche quando ero piccola io. Appena aperta la porta abbiamo deciso di sistemare qui, ma non in maniera definitiva, anzi se voi riuscite a darmi qualche consiglio sarei davvero contentissima, perché per ora sono ancora in alto mare. Comunque qui abbiamo messo il lettino, tutto completamente bianco, abbastanza semplice. L'unica cosa è che in questa parte ha messo questi sticker che erano sempre compresi nel lettino. Abbinato al lettino vedremo poi che abbiamo anche il fasciatoio. Nel lettino era anche compreso il materasso, questo cuscino traspirante dolcicoccole. La marca del lettino e di tutto, se può interessarvi, è la Herbesi. È davvero bellissimo e questa parte è quella che si alza e si abbassa. Naturalmente ha anche le rotelline. E da quello che ho capito, l'altezza del materasso, quindi di quella parte di sotto, diciamo, si può regolare secondo l'altezza che si vuole. Con il patatone, e sotto consiglio anche del negozio appunto in cui abbiamo acquistato questo prodotto, abbiamo deciso di prendere per prima cosa come accessorio per il lettino questo riduttore, perché ci sembrava il caso di cercare di far mettere il bambino il prima possibile, se riesce a stare buono, nel lettino. E praticamente questa è una ciambella, come dico io, che diventa grande o piccola, vedete? Qui dietro si può regolare, prende proprio la grandezza del bambino. Vi faccio vedere meglio anche dalla confezione, è della marca Janet Maternity. Proseguendo, come vi ho detto anche prima, abbinato al lettino abbiamo il fasciatoio. Infatti riprende gli orsetti che abbiamo applicato così proprio al centro del cassetto. Qui sopra per ora ho messo una bacinella che mi può servire naturalmente per il cambio pannolino, bagnetto, eccetera. E poi per comodità mi sono solo, diciamo, appoggiata qui degli asciugamani in cotone. Questi non li ho acquistati, mi sono stati regalati da mia mamma, perché li aveva realizzati lei quando era incinta, che aspettava me, e vedete, li ha proprio ricamati lei con tutte queste figure. Lei è davvero bravissima, ragazze, in queste cose. Qui abbiamo questo materassino e poi si alza sia questo a righe
che questa parte. Qui troviamo la vaschetta. Da quello che ho capito, questa parte a righe ha tipo una tasca che si può mettere direttamente qui dentro e quindi si alzeranno direttamente insieme. Io non so se questo spazio mi basterà per cambiare il piccolo oppure se alla fine utilizzerò questa sorta di settimino, o forse ecco prenderò tipo questo, lo metterò qui sopra. Apriamo il primo cassetto e qui per ora è vuoto, e questi cosi, questi cerchi che vi spiegherò subito, anzi fra pochissimo, a cosa servono. Apriamo il secondo cassetto e qui ho messo un pochettino di cose del piccolo. Terzo cassetto ancora vuoto. Mi vedete qui nello specchio, oltre il fasciatoio c'è questo specchio che avevo applicato io. Non so, penso che lo toglierò, ho paura che magari il bambino possa farsi male. Tra il mobile, questo arancione, e il fasciatoio abbiamo deciso di mettere questo secchio. Questo secchio si chiama mangiapannolini e penso che molte di voi già lo conosceranno. Abbiamo preso il mangiapannolini perché ci è sembrata una soluzione economica ma molto comoda per evitare, diciamo, i cattivi odori. È semplicissimo da utilizzare, basta aprire qui, mettere pannolini, salviette, cotone, tutto ciò che è sporco, si gira la manovella e praticamente lui sigilla automaticamente tutto ciò che si è inserito. E proprio questi sono i ricambi, e questa mi è sembrata una soluzione buona, magari fatemi sapere voi, è della marca Sangenic. Passiamo ora al famoso mobile arancione, dove io sopra ho deciso per ora di mettere solamente dei Kleenex e poi questi due contenitori con all'interno una pasta lenitiva, questa è della Chicco, me l'hanno regalata e voglio usarla, del sapone detergente intimo, spazzola e pettine. Qui abbiamo semplicemente del cotone idrofilo. Qui ho lasciato la lista dell'ospedale perché so che ancora devo aggiungere qualcosa. E iniziamo ad aprire tutti i cassetti. Prendo il primo cassetto da sinistra. Ho deciso di mettere all'interno tutto l'abbigliamento. Naturalmente in questo video non vedrete tantissimi capi di abbigliamento, perché la maggior parte, soprattutto delle cose per il piccolino, sono all'interno della famosa valigia. Primo cassetto verso invece la finestra, ho messo le cose più per la pulizia, quindi scorta di cotone idrofilo, detergente intimo, una boccettina vuota e un giochettino che in realtà dovrebbe andare qui. Secondo cassetto da sinistra abbiamo praticamente tutti i prodotti, come dico io, per rifare la culla della carrozzina e per rifare il lettino. Questa, ragazze, è bellissima, è praticamente una copertina che ha realizzato a mano la nonna di mio marito, è in lana quindi anche molto morbida e tiene davvero caldo. Secondo cassetto verso la finestra abbiamo ancora altri asciugamani. Queste sono le mussole che ho preso da Lidl. Questi invece sono tutti asciugamani di mamma, questo addirittura l'ha realizzato mia nonna. Poi qui abbiamo campioncini, pannolini, come vi ho detto, per ora ho acquistato solo due confezioni piccole. Qui abbiamo una cartellina con tutti i documenti sanitari della gravidanza. In quest'altra parte ho messo poi ancora prodotti per il lettino soprattutto. Questo è un piumino di scorta e questo è un paracolpi di scorta. Questo è il famoso letto. Per ora sopra ho messo solamente la mia valigia dell'ospedale e la mia borsa dell'ospedale. Nella mensola sopra il letto ho messo qui lo sterilizzatore Chicco che abbiamo preso su Amazon, vi lascio il link nell'info box, le coppettine assorbilatte di Medela, anche queste prese su Amazon a un prezzo ottimo, vi lascio il link nell'info box. Non vi apro la parte sopra semplicemente perché è vuota. Allora, qui c'è l'armadio gigante e aprendolo ci sono dei vestiti invernali per il piccolino, seconda anta dell'armadio sempre grande grande, questa è ad angolo, infatti si apre anche questa parte, e qui abbiamo messo gli altri pezzi del trio, questo è il seggiolino e questo è l'ovetto.
Poi, ultima parte del modulo sono questi quattro cassetti e poi voglio farvi vedere cosa ho acquistato ieri. Primo cassetto c'è solo un cappellino. Secondo cassetto, questo devo farvelo vedere perché è bellissimo. Questo porta bambino, me lo chiamo io, da mettere diciamo nella carrozzina. È di Chicco, è bellissimo e praticamente è morbido da morire, ha direttamente le gambine. Terzo cassetto, asciugamani in spugna. Quarto cassetto, tutte le cosettine per quando è più grande. Questo è ciò che ho acquistato ieri per la nascita, quindi il fiocco celeste, fiocchi magari da appendere fuori o dove vogliamo. Poi avevo pensato di realizzare qualche bomboniera e praticamente ho preso questi portaconfetti e queste bustine azzurre e poi questo palloncino con scritto boy. Allora, qui parliamo del trio. Premetto che io non sapevo cosa fosse questo marchio Momon e sinceramente non mi aspettavo una qualità del genere. Abbiamo iniziato un pochettino a, diciamo, guardare questi prodotti Momon e abbiamo trovato una mega promozione online. Abbiamo preso uno degli ultimi pezzi di questo trio che dovrebbe chiamarsi Vernugi. Allora, come vi ho fatto vedere, all'interno dell'armadio il trio è composto dalla classica culletta, il seggiolino e l'ovetto. Il colore predominante, di cui appunto ci siamo dovuti accontentare, ma che io letteralmente adoro, è questo blu jeans, che mi è piaciuto davvero tantissimo fin dall'inizio. Era compresa anche la borsa, questa, il copripioggia, la rete anti zanzare e poi naturalmente il materassino all'interno. Questa parte è richiudibile, sempre la parte superiore ha una protezione UV50+ dai raggi solari. Si chiude molto facilmente, ragazze, l'unico difetto è che è abbastanza ingombrante. Posso vedere che io qui ho già rifatto la carrozzina e questo lenzuolino è stato ricamato a mano dalla zia del patatone, che anche lei è bravissima. E poi abbiamo trovato in promozione questo giochettino qui che avevamo pensato di appendere, ma non sappiamo se vedremo se andrà bene o meno. Questa, ragazze, è comunque una panoramica e tutta la disposizione della stanza che abbiamo pensato finora. Come vi ho detto anche prima, ma come vi dirò sicuramente nella prossima clip, fatemi sapere se avete suggerimenti, perché so che comunque tantissime di voi sono mamme, ci sono passate prima di me e sanno benissimo come organizzarsi al meglio. Questa è un po' tutta la sistemazione della camera del piccolino. Mi raccomando, io ci tengo tantissimo che mi facciate sapere nei commenti cosa ne pensate della sistemazione, cosa cambiereste, cosa spostereste, se secondo voi ho avuto qualche dimenticanza, quindi ho dimenticato qualcosa, ho messo troppe cose, insomma ditemi voi. Io come sempre vi mando un bacio grande, vi ringrazio sempre per il sostegno che mi date soprattutto su Instagram, mi siete state davvero molto molto vicine per tutta la gravidanza, ho sentito l'affetto di davvero tantissime di voi, anche solo con una parolina in direct, anche solo con un cuore, grazie di tutti i complimenti che mi avete fatto e che mi state facendo. E ricordatevi come sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina per le notifiche, lasciarmi un bel pollice in su di supporto e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!